Mio papà, diretto da Giulio Base, racconta la storia di Lorenzo, all'inizio donaiolo impenitente, che cambia vita quando incontra Claudia e suo figlio Matteo. Una storia che nasce da un'esperienza personale. Ti vai a mettere con una che c'è già un bambino? Lorenzo, ascoltami, scappa. Nasce da uno spunto personale nel quale appunto ho vissuto in prima persona quello che è il stare a contatto per tanti anni, tanto tempo con figli non miei. E questo è stato lo spunto iniziale e di lì ovviamente abbiamo chiaramente scritto e inventato una storia che è molto lontana da quella che è la mia esperienza personale, ma che invece avesse quelle corde, quella capacità di parlare a un pubblico il più vasto possibile. All'inizio la convivenza tra Lorenzo e Matteo non è delle migliori, il giovane non si sente pronto a fare il padre e vorrebbe solo continuare a divertirsi. Il bambino lo percepisce come una presenza estranea, un uomo interessato solo a portargli via la madre. A poco però i due stabiliscono un rapporto che si fa sempre più intenso. Tu avevi paura quando ti tuffavi? Certo che avevo paura, anche oggi ce l'ho. Come fai? Mi butto. Tutte le persone coraggiose hanno paura, ricordatelo. Essere padre è capire quelle che sono le esigenze di un bambino, rimanere in punta di piedi, ma essere sempre pronto a dare al bambino ciò che lui veramente ha bisogno. In tutto ciò farlo con una totale onestà di fondo, perché i sentimenti onesti sono gli unici sentimenti che il bambino recepisce come suoi e li capisce. Film delicato che riflette su quale sia il vero senso dell'essere padre e su come l'essere genitori sia una scelta d'amore che si fa ogni giorno con sacrificio e dedizione, anche se è vero che il luogo in cui tutto questo combacia dovrebbe essere la famiglia, unico spazio che garantisce la stabilità e che nasce proprio dall'impegno quotidiano di volere il bene dell'altro destinato a durare nel tempo.